Buongiorno dal TG2. È finito l'incubo che per 36 ore ha tenuto col fiato sospeso l'Italia. Il bimbo di 21 mesi, sparito da casa nel Bugello, era in un burrone a 25 metri di profondità. Grande la gioia del comandante della stazione dei Carabinieri che si è calato per recuperarlo e poi lo ha consegnato tra le braccia della mamma. Lino Lombardi. Ecco la mamma. L'incubo è finito. Nicola è vivo, Nicola sta bene. Scomparso di notte dalla casa nel bosco, Nicola, quasi 2 anni, ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso. Era finito nel buio di un burrone profondo 25 metri. Un flebile gemito, quel tanto che è servito per farsi sentire. Ho urlato Nicola, chiamava la mamma. A trovarlo un giornalista della Vita in Diretta, che risalendo verso la casa del bambino tra le campagne di Campanara, nel Mugello, a nord di Firenze, ha sentito lamenti e rumori arrivare dal fondo di una scarpata. Un carabiniere si è calato e lo ha recuperato. Appena ci ha visto è scoppiato a piangere. È stato subito trasportato in ospedale. L'incubo è finito. I suoi genitori, apicoltori, lo avevano messo a dormire la sera di lunedì e quando, dopo aver sbrigato i lavori di fine giornata, sono tornati a casa, non lo avevano ritrovato nel letto. In centinaia lo hanno cercato per i boschi. Dopo una notte di ricerche senza esito, anche con l'ausilio di un aereo dotato di un termoscanner, il lieto fine dopo ore di tensione. Sono in corso degli accertamenti coordinati dall'autorità giudiziaria e su questo effettueremo le verifiche del caso. Ci sarà tempo per capire i dettagli di questa storia. Ora è il momento della gioia. Ecco la mamma. L'incubo è finito. Ecco la mamma. Ecco la mamma.